Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Un saluto da Gigi ed oggi siamo qui ritornati su Brawl Stars per andare a giocare in Ranked con solo skin rare o skin che magari erano rare. Stiamo continuando la serie delle skin da usare in Ranked e stavo pensando per esempio ad un prossimo episodio dove potremmo utilizzare solo le skin del Supercell Make. Lascia un bel mi piace se questa idea vi piace, ma soprattutto nei commenti scrivetemi altre skin rare con cui fare magari questa serie. Anche perché nel video di oggi ne ho selezionate solo 7. Cioè ovviamente Shelly Stellare come minimo. Poi sono abbastanza sicuro che anche Stecca Brigante sia raro. Poi abbiamo Nita Rudolph e Babbo Dai Natale, che non sono più rari, lo so, ma un tempo erano rarissime come skin, perché praticamente sono uscite, se non sbaglio, al primo Natale di Brawl Stars, ed erano esclusive di quel primo Natale di Brawl Stars e sono uscite anni dopo, sono riuscite nel negozio. Io ai tempi, se non ricordo male, avevo shoppato solo Nita Rudolph, infatti sono stato troppo contento quando poi sono riusciti Babbo Dai Natale e appunto quella di Penny, perché anche Penny c'ha una skin natalizia di quel primo Natale. Però oggi ho messo solo Babbo Dai Natale e Nita Rudolph. Tra l'altro due skin spettacolari secondo me. Ho voluto scegliere una skin di un pass, ovvero Colette Maligna, che è stato proprio uno dei primi pass. Stesso discorso per Gelindo, che attenzione non l'ho selezionato, ma è Gelindo Mercante, che era proprio il primo pass se non ricordo male. Mi sembra proprio il primo Brawl Pass. Non c'è scritto, ma mi sembra di sì. E poi ho un dubbio, come per quanto riguarda quella di Stecca, ma anche Brock Vecchia Scuola dovrebbe essere raro. Non lo so, raga, scrivetemi nei commenti se effettivamente ho preso skin rare. Ripeto, quelle di Natale sono consapevole che non sono più poi rare come un tempo, però prima erano rarissime e quindi ho fatto un po' un miscuglio. Ce ne sono tantissime altre e ne possiedo tantissime altre di skin rarissime che potrebbero appunto far parte del prossimo episodio. Ed è per quello che vi chiedo di scrivermi nei commenti con quale altre skin fare questo episodio delle skin rare in Ranked. Vi ricordo ovviamente anche il codice creatore GGYT tutto attaccato nello shop di Brawl Stars, fondamentale per supportarmi. Ogni settimana scade ogni polo dovete reinserire. Lasciate un bel mi piace per supportare queste challenge appunto delle skin in Ranked, come per esempio quelle del Supercell Make, che potrebbe essere il prossimo episodio. E ovviamente iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Oh mio Dio, colpo in canna in arena dei ricercati, Ma sapete che quasi vado di un Gelindo, perché Brock sarebbe buono. Però ragazzi, mi sono innamorato di Gelindo in colpo in canna, ed è diciamo un brawler che magari in altre mappe potrebbe fare un po' più di fatica. Non lo so, i miei compagni mi vorranno ammazzare, però vi giuro che non vi deluderò. Anche perché di là c'è Kit, attenzione. Di là c'è Kit. E Gelindo è tanta roba contro Kit, perché poi posso usare anche il gadget, insomma. Però c'è Larry Lowry che è un leggenda, Devo stare molto attenti. Molto attenti. Raga, è scappata subito la Maxine. Mannaggia. Non sono riuscito a fare delle hit. Madonna, che schifo che sto a fa. Raga, l'ho lasciati tutti one shot. È il terzo brawler di fila che lascio one shot. No, infatti si è posato il gadget. Vabbè, dai, Kit però dovrebbe aver finito i gadget, lo sapevo. Dai, c'ha qua 140 di vita. Dai, ragazzi, la quarta volta che lascio qualcuno one shot, basta. Impazzisco. Non me ne meritavo tutte ste morti, raga. Godo. Non ci posso credere, raga. No, Spike. Dovevo usare la ulti. Ci hanno spaccato, ragazzi. Non è stata proprio un'ottima scelta, Gelindo, purtroppo. Però, raga, siamo stati anche molto sfigati, Va detto, raga, che siamo stati molto sfigati. Perché io ho lasciato veramente 3-4 volte i miei avversari one shot sotto i 200 di vita. A volte anche sotto i 100, se non sbaglio. Detonazione a tempo che io in questa mappa. E chi me prendo tra quelle a sua disposizione? Brock è l'unico decente. Oddio, ci sarebbe anche Colette, Ci sarebbe anche Colette. Però dipenderebbe molto da quelli che c'hanno i miei compagni e quelli che c'hanno i nostri avversari. Vabbè, sì, dai, raga, vado con Brock. No, raga, quittato. Brock era ottimo in quella mappa. Non mi sarebbe dispiaciuto utilizzarlo. Colpo in canna. No, raga. È arrivato con Gelindo. Oddio. No, ma pure proposto Gelindo. Assolutamente. No, dai, raga, se me lo propongono pure io. Chi sono io per dir di no ad un consiglio di un mio compagno? Chi sono io per dir di no? No, raga, cioè, sembrava fatta apposta. Mi ha fatto troppo ridere che il compagno mi ha consigliato Gelindo. Dopo questa, raga, Gelindo non lo prendo più nel video di oggi, ve lo giuro. Ve lo giuro, anche se mi riesce colpo in canna nella mappa perfetta di Gelindo, ve lo giuro non lo prendo più. Tra l'altro prima l'ho usato anche male, quindi dovevo un attimino rifarmi.
Dovevo un attimino rifarmi, ragazzi, assolutamente. Disastro. Madonna, la Bibi, ragazzi, ha fatto un disastro lì, bravissima. Vabbè, comunque alla fine, ripeto, prima in realtà abbiamo fatto schifo anche perché siamo stati abbastanza sfigati, però, eh. Questo va detto. Siamo... Questo va detto, raga, dai. Cioè, prima siamo stati abbastanza sfortunati con le hit. Tutti i one shot abbiamo lasciato. Hit due volte, la Maxine una volta. Pure Larry, in realtà. Ok, cioè abbiamo quasi la ulti. Hanno ripreso campo, regà. Bravissimo. Regà, lo sapete che Dynamite più Gelindo è fortissimo come combo? Perché io glieli rallento e lui devasta. Certo, vi serve un Dynamite bravo, eh. Questo che sta con me, raga, mi sembra abbastanza bravino. Regà, dobbiamo tornare a fare un po' di percentuale, però, eh. Ve voglio bene, ma... Tornare a fare un po' di percentuale. No, ragazzi, ma lo vedete che è devastante Gelindo? Allora, attenzione. Ok, no, raga, cioè, è veramente fortissimo. Veramente fortissimo. Raga, però non stiamo tornando... Cioè, non stiamo più facendo percentuale. Bravissimo, Bibi è fortissima, raga. C'ho due bei compagni. Però anche gli avversari sono bravini, eh. Perché se no non ci facevano sudare così tanto. Però avevo davvero dei compagni bravi. Perfetto. Mamma mia, Gelindo, che scoperta in colpo in canna. Pazzesco, pazzesco. Let's go. Dai, abbiamo ripreso oro 2, andiamo avanti. Tra l'altro, raga, ho fatto il gioco per un'ora in ranked per andarmi a riprendere più rank possibile. Quindi recuperatemi anche quel video. Attenzione, attenzione, pit stop con emulazione. Raga, effettivamente non c'ho dei tank. Nita qui, ragazzi, mi verrebbe in mente. Nita, Colette... Stecca pure, non è male. Però, raga, io in ste mappe Nita la adoro. Mamma mia, ragazzi, che bella Nita Rudolph. Infatti di là c'hanno Colette. Due leggende, raga. Ma che cacchio è sto matchmaking? Per me, ragazzi, è che sto registrando il video il primo giorno della stagione delle Ranked. E già ho scalato abbastanza nel gioco per un'ora. Quindi, secondo me, stiamo già beccando gente. Guarda quello. No, raga, quello non toccava lasciarlo da solo. No, no, raga, non l'ho presa. Di pochissimo potevo ricaricare la ulti di nuovo. Con l'overdrive. Tra l'altro. Ok. Dai, 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 dai. Dai, 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 raga. Finita, che bella, ragazzi, in questa modalità in rapina. Mamma mia. Dai, 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 regà, dai. Vai, gioca bene la bolla, brava. Allora, non la chiuderemo adesso, però... regà. Non la giocherò mai. Non giocherò mai l'orsacchiotto in difesa, eh. Che t'arrabbi, Leon? Ok. Va bene. In realtà sarei quasi potuto rimanere in vita, che c'ho di nuovo la ulti con l'overdrive, però va bene comunque. Il resto risaliranno. Forse era meglio se lo usavo l'orsacchiotto stavolta. L'overdrive non l'ho sprecato, regà, per adesso, perché sapevo che non avrei fatti troppi danni. Certo, però forse era meglio giocarlo, eh. No, era meglio giocarlo. Ho fatto una cavolata. Proprio una cavolata ho fatto. Però penso sia andata, ragazzi. Anche proprio così. Let's go. Let's go, ragazzi. Io so che ho attivato dopo l'overdrive, avevo risbagliato, ma tanto sapevo che ce l'avremmo fatta. 91.000 punti danni, ragazzi. Dominata con Nita. Dominata con Nita Rudolph. Andiamo avanti. Allora, ragazzi, mischia classica, Brawl Cana. Attenzione. Oh mio Dio, che cos'è qua? Con che velocità avete scelto? Oh mio Dio, raga, che prendo? Stecca non è male qua. Anche... no, raga, però tocca prendere... No, stecca. In realtà ci potrebbe stare. Sì, sì, dai, andiamo con stecca. Che sennò ci stava anche Shelly, Colette, anche Brock. In realtà quasi tutti ci stavano bene in sta mappa. Però vabbè, dai, abbiamo puntato allo stecca. Diciamo che ci sta. Allora, andiamo un po'. Vado un pochino. Lo Spike è già morto, praticamente. Oh no.
Ciao, Salvo. Salutone. Si sono calmati appena gli ho fatto vedere ciao la ultima. Sono proprio calmato, certo. La Ems, ragazzi, fa un danno spropositato. No, Salvo, però non lasciarmela così, Salvo. E così, se no, raga, fate sbroccare i vostri compagni. Così, raga, pensano pure che io stia spinnando. Ma perché non spacchi, Frank? Non spacchi, vabbè. Ok, buona la ulti. Madonna, raga, la torretta. Si sono difesi, non ci posso credere. Perso tempo pure a spinnare, raga, però insomma, tanto sta spinna pure Salvo. Allora. Frank, che te arrabbi? In realtà te spaccavi prima, ti segnavo pure io, eh. Te la sei voluto andare a cercare a te sta partita così. Allora. Ok. Dammi Bob. No, BRB. A BRB. Mannaggia la miseria. Oh, doveva rischiare di non farcela per colpa della torretta. Ma vabbè. Facciamo subito così, raga. Li spacchiamo. Raga, Jessica attivissima qui, eh. Jessie really cattiva. Ok, bravo Frank. Grande Salvo, un salutone. E vamos. Ah, tra l'altro il migliore con 8 kill. Vamos. No, raga, qui potevo prendere stecca. Però diciamo variamo un pochettino. Brock, dai. Andiamo Brock. Ok, ragazzi. Mamma mia. Cioè, sto beccando delle lobby più difficili di quando provo a scalare da miti a leggende con i random. Ok. Morto il Mr. P. Forse era meglio l'altro gadget. L'ho anche cambiato, raga. L'ho anche cambiato. Io vado subito un po' a spaccare lo stecca che si metterà là. Mannaggia la miseria. Dovevo aspettare un attimo. Sa che era meglio se spaccavo di là. Ma dai, bro, ma l'hai pure visto. Raga, lo stecca non lo fermiamo più, eh. Madre mia. No, raga, ho miscliccato, non volevo sparare. No, raga, i cosi. Vabbè. I figlioletti di Mister. Ci hanno spaccato proprio, ragazzi. Ma io non so, raga, se loro erano un team, un full team. Cioè, hanno proprio fatto una comp perfetta. Si sono subito piazzati in maniera perfetta. Non sto capendo. Dai, Edgar, ricarica la ulti e vattene. Ricarica la ulti e vattene. Nathan, dai Nathan. Bravissimo. Vai Dennis. Che recupero, raga, che gli abbiamo fatto. Nathan. Io non te lo vorrei dire, eh. Ma prima, se non era per la mia ulti, Nathan, mamma mia, Nathan, se ti facevi uccidere ti segnalavo. Mamma mia, se ti segnalavo. Che goduria sta partita, ragazzi. Per me possiamo chiuderla anche qui, che cioè ci sblocchiamo pure lo star droppino della classificata. Ci becchiamo un graffito fighissimo. Bellissimo sto graffito. E ci siamo portati a casa una bella scalatina, eh. Vi ricordo comunque il codice creatore GGYT tutto attaccato nello shop di Brawl Stars, fondamentale per supportarmi. Fatemi sapere nei commenti con quali altre skin scalare in Ranked, se quelle Supercell Make, altre rarissime che mi scrivete voi nei commenti. Ce ne abbiamo ancora tante, quindi mi raccomando, raga, tanti bei mi piace, iscrivetevi al canale se questo è fatto. Codice ve l'ho già spammato. Per me è tutto, ci troviamo domani con un prossimo video qui sul mio canale. Ciao ragazzuoli.